Questo 2017 è un anno particolare per Leo Seminati, il passaggio in IBL, la firma con i Cincinnati Reds, la nomina a capitano della nazionale Under 18 al mondiale di Thunder Bay, Canada. Raccontaci le tue emozioni e come hai vissuto questo momento così speciale. Sono un sacco di emozioni, un po' di nervosismo, un filo di paura, ovviamente perché vai a scoprire un mondo nuovo, però tanta adrenalina, tantissima adrenalina per l'inizio in IBL, la firma e questo mondiale che speriamo che ci dia ottimi risultati. Prima di questo l'Accademia è anche un passaggio durante la preparazione della Nazionale Azzurra Maggiore al World Baseball Classic, quindi un accumulo di esperienze. È stato davvero un anno pieno di emozioni, è stato un anno pieno di riconoscimenti, se vogliamo vederli così. Questi obiettivi che mi sono posto li ho raggiunti quest'anno in particolare con la firma e con la convocazione di Nazionale Maggiore da parte di Marco. Sono stati tutti grandi appuntamenti a cui ho avuto il piacere di partecipare e che mi hanno dato modo di crescere sia dal punto di vista personale che dal punto di vista del giocatore. Come vedi il tuo 2018? Il mio 2018 sarà un 2018 impegnativo perché sarò in Arizona con i Cincinnati Reds e sarà un momento di assorbimento del più possibile di consigli da parte dell'America. Questo mi aiuterà, spero, anzi di sicuro, a diventare un miglior giocatore, mi formerà dal punto di vista caratteriale. Sarà un 2018 duro perché di sicuro gli Stati Uniti non ti regalano nulla, per cui ci sarà da lavorare duro senza mai fermarsi. Parliamo invece dei prossimi giorni. Qual è l'obiettivo della squadra? Come vedi la compagine, i tuoi compagni, lo staff è nuovo? E che cosa vi aspettate da questo Mondiale Juniores 2017? Siamo una squadra giovane con tanto entusiasmo e speriamo che questo entusiasmo ci porti a vincere le partite. E puntiamo a vincere ogni inning contro i migliori del mondo, però noi siamo qui per fare la nostra parte e dare un segno che anche l'Italia c'è e che l'Italia può competere. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.